Apriamo con la cronaca: è morto a seguito di un incidente sulla tangenziale di Roma un 44enne originario di Lamezia Terme. L'uomo, Fabio Scopelliti, avrebbe perso il controllo della sua Smart. Secondo quanto si apprende, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato travolto da un pullman. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 12 settembre. Sul posto sono giunti i soccorsi e la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita alla 44enne. Andiamo a Lamezia Terme, operazione Crisalide 3 contro la cosca Cerra Torcasio Gualtiere, 28 gli arrestati. Il servizio di Bruno Cirillo. Prima importante operazione per il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, colonnello Antonio Montanaro, insediatosi da pochissimi giorni. Traffico di stupefacenti, ma soprattutto una violenta e aggressiva attività di estorsione nei confronti di cittadini e commercianti, si legge in una nota, e soprattutto l'associazione mafiosa. Sono questi i reati contestati a 28 persone, tutti vicini alla cosca Cerra Torcasio Gualtieri, gruppo criminale dedito soprattutto al traffico di sostanze stupefacenti che opera fra Lamezia Terme, San Luca e Nicastro. L'operazione contro l'ndrangheta della Piana Lametina è partita dalle prime ore dell'alba di questa mattina. I carabinieri di Lamezia Terme e Catanzaro, su richiesta della procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, hanno eseguito 28 ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'operazione è stata coordinata, come dicevamo, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ed è stata rinominata Crisalide 3. Questa, infatti, è la terza inchiesta negli ultimi mesi che va a colpire la cosca Cerra Torcasio Gualtieri, che 2 anni fa lo stesso procuratore Nicola Gratteri definì una cosca di 'ndrangheta di serie A per la sua forza intimidatrice in grado di mantenere un controllo asfissiante nella Piana Lametina, controllando e ricattando imprenditori e piccoli commercianti. I dettagli sono stati resi noti in una conferenza stampa nella sede della Procura di Catanzaro. Sentiamo le nostre interviste. Cerra Torcasio Gualtieri, questi 3 anni che io sono qui alla Procura di Catanzaro siamo andati più volte sulla Lamezia, abbiamo fatto indagini significative, infatti non per niente questo si chiama Crisalide 3. Risultato anche questo importante, non solo perché abbiamo, dal nostro punto di vista, abbiamo dimostrato la penale responsabilità degli indagati, confortato dall'ordinanza del GIP. È un lavoro che ha seguito più da vicino il collega Romano. L'ordinanza è stata scritta dalla collega Francesca Pizzi. E ovviamente il lavoro pregevole sul campo da parte dei carabinieri, target al quale ormai siamo abituati, anche se cambiano i colonnelli, come vedete alla mia destra, anche se cambiano i vicecomandanti del gruppo di Lamezia Terme, il target, il livello qualitativo è sempre altissimo. Quindi vuol dire che dal comando generale stanno attenti a continuare a mandarci persone di qualità e di valore. Detto questo, è importante per noi continuare in modo sistematico ad essere presenti sul territorio, non solo andando a fare conferenze o ricevere premi nel circondario di Lamezia Terme, ma anche a fare il nostro lavoro, quello di attraverso le nostre indagini, comunque poi tutelare meglio la collettività. Questa, a dire la verità, io è una cosa che sento almeno da un anno e mezzo. Vi ricordate che c'è stato un momento in cui, ricordo, in meno di un anno abbiamo arrestato, ricordo, 178 persone per associazione di inquere di stampo mafioso proprio nel circondario di Lamezia Terme. E quindi questo era già un fatto significativo. Noi continueremo, cioè il nostro obiettivo non è più, anche perché incominciamo ad avere gli uomini e i mezzi per fare questo, non è di muoverci più a macchia di leopardo, ma fare un lavoro sistematico che possa interessare tutto il vastissimo territorio del distretto di Catanzaro.
Oggi incominciamo ad avere i numeri giusti per poter fare questo lavoro, ma nella nostra testa c'è da sempre questo obiettivo, quello di in modo sistematico. Io penso che Lamezia, da questo punto di vista, sia abbastanza controllato dalle forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, e noi come, non solo come Procura circondariale Lamezia, ma anche come Procura distrettuale, penso che stiamo tenendo il ritmo. Sciolta per infiltrazioni mafiose l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma degli articoli 143 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento per 18 mesi dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una commissione di gestione straordinaria. Lo rende noto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri. È l'ennesimo provvedimento che colpisce la sanità calabrese. Anche l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è sciolta per sospetti condizionamenti mafiosi. Sull'azienda del capoluogo, nei mesi scorsi, si era abbattuto il ciclone dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Quinta Bolgia. L'ipotesi investigativa dell'antimafia era che alcuni dei servizi fossero diventati monopolio dei clan, tra questi ambulanze e carri funebri gestiti dai clan di Lamezia Terme, un sistema che durava per i pubblici ministeri da almeno un decennio. Il quadro accusatorio è stato confermato dall'avviso di conclusione delle indagini notificato a 22 indagate e 6 società operanti nel settore sanitario, ritenute diretta emanazione del clan Iannazzo Cannizzaro da Ponte. E sempre sul scioglimento dell'azienda sanitaria provinciale, i commenti a caldo del Movimento 5 Stelle che afferma urgente che il governo intervenga sulla sanità regionale calabrese. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro conferma la necessità e l'urgenza che l'intero governo Movimento 5 Stelle Partito Democratico prendi in mano al più presto la situazione della sanità calabrese, dotando le aziende del servizio sanitario regionale di vertici capaci di garantire legalità e tutela della salute con indipendenza e coraggio. Lo affermano nella nota i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe D'Ippolito, che aggiungono: il provvedimento del Consiglio dei Ministri, analogo a quello che aveva già interessato l'ASP di Reggio Calabria, è indicativo della patologia principale da cui è affetto il servizio sanitario della Calabria, cioè la sudditanza rispetto a un sistema di potere che finora ha potuto agire incontrastato tra complicità e silenzi. Siamo certi, concludono, che il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, raccoglieranno in prima persona questo nostro appello, anche perché sulla sanità calabrese non c'è più tempo da perdere. È la calabrese Anna Laura Orrico, sottosegretario alla cultura nel governo Conte Bis. Il servizio. Anna Laura Orrico del Movimento 5 Stelle è l'unica calabrese che rientra nel novero dei sottosegretari del nuovo governo giallorosso. A bocca asciutta tutti gli altri che confidavano in gran numero in un posto al sole e devono invece ripiegare al solo scranno parlamentare. Ovviamente nulla di grave per chi percepisce bellauti stipendi, ma per la Calabria si conferma lo scarso peso politico in generale. La Orrico, 38enne cosentina, con una laurea in scienze politiche, andrà ad occuparsi di cultura e alla sua prima esperienza tra i banchi del governo. Parliamo adesso delle elezioni regionali. Il presidente della giunta regionale Mario Oliverio indice le elezioni primarie per il 20 ottobre. Il presidente della giunta regionale della Calabria, Mario Oliverio, ha firmato il decreto per la convocazione delle elezioni primarie per la data del 20 ottobre 2019. Si tratta, si legge in una nota, di un atto dovuto secondo le prescrizioni dell'articolo 5 della legge regionale numero 25 del 17 agosto 2009. Il mancato adempimento avrebbe potuto configurare un'evidente omissione attuativa. Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Calabria decorre il termine di 15 giorni previsti per la presentazione delle liste di candidati corredate dalla necessaria documentazione. E sull'alleanza Partito Democratico Movimento 5 Stelle interviene il consigliere regionale Mirabello Sbotta, intesa PD Movimento 5 Stelle, si chiarisca una volta per tutte.
È troppo chiedere se l'ipotesi dell'alleanza con i 5 Stelle in Calabria possa rappresentare una possibile reale. È giunto il tempo di iniziare a parlare il linguaggio della chiarezza nei confronti dei democratici calabresi, lo dichiara Michele Mirabello, consigliere regionale del Partito Democratico, dopo i diversi appelli alla collaborazione rivolti da settori del suo partito ai grillini, respinti al mittente. Non solo, ogni semplice militante, ma l'intero gruppo dirigente regionale del PD, osserva Mirabello, si trova sballottato fra le fughe in avanti e le continue rassicurazioni di importanti dirigenti che dispensano certezze e sicurezze intorno alla possibile riproposizione dello schema politico nazionale sul territorio calabrese e le ripetute uscite a gamba tesa dei Morra o delle Ferrara o in ultima addirittura dei Sapia, che rifiutano con sdegno di considerare questa ipotesi. E intanto il tempo se ne va. Diceva una vecchia canzone di Celentano. È troppo, prosegue il consigliere regionale del PD. Chiedere che si faccia chiarezza e che gli alleati di governo abbiano un minimo di rispetto verso un grande partito e i suoi militanti. Abbiamo salutato con sollievo e speranza la nascita del governo giallorosso ed oggi in tanti ritengono indispensabile che da qui in avanti possano nascere nuove sintonie, anche in vista delle elezioni regionali. Ma ora bisogna sgombrare il campo da ogni ambiguità e dalle mezze verità. Se parliamo di ipotesi concrete, siamo messi in campo e si discutono. Se invece a prevalere, come a volte appare, fosse la linea Morra-Ferrara, francamente, conclude, meglio fare i conti con la realtà, evitando di inseguire chimere. Cambiamo argomento. A Chiaravalle Centrale il coro degli Alpini della Val di Salve si esibirà alle ore 19 nella chiesa matrice. Vediamo il servizio. Dalle valli bergamasche a Chiaravalle Centrale, domani 14 settembre il coro degli Alpini della Val di Scalve si esibirà alle ore 19 in chiesa matrice. Diretti dal maestro Marco Magri, 40 coristi di Azzone, Collere, Schilpari e Vilminore daranno vita ad uno spettacolo unico e imperdibile, un repertorio ricco che spazia dai tipici canti di montagna ai brani legati alla tradizione popolare. Al centro i fatti e i luoghi della terra di provenienza, la Valle di Scalve, piccola perla incastonata nelle orobie bergamasche che conserva la bellezza di una natura incontaminata e la presenza di gente semplice legata alla tradizione e ai valori. Nel corso degli anni il coro si è esibito nelle chiese e sui palcoscenici per manifestazioni religiose, civili e di animazione turistica, partecipando a rassegne canore in diverse località e raccogliendo consensi crescenti. L'attuale organico è di 40 coristi, orgoglio di una piccola valle, riuniti in una grande famiglia all'insegna dell'amicizia e dell'amore per il bel canto. L'esibizione di Chiaravalle Centrale, in programma sabato 14 settembre presso la chiesa matrice di Piazza Dante, è stata organizzata su iniziativa della locale Consulta della Cultura, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e la fattiva collaborazione del parroco Don Roberto Celia. In arrivo finanziamenti per oltre 500.000 euro per il convento dei Cappuccini di Chiaravalle Centrale. L'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale investe sul convento dei Padri Cappuccini due le linee regionali di finanziamento per complessivi 550.000 euro, progetti finalizzati al consolidamento strutturale e alla valorizzazione turistico-culturale dell'importante sito religioso tra i più importanti della provincia monastica. La giunta, guidata dal sindaco Mimmo Donato, punta in particolare anche alla realizzazione di un polo culturale museale, recuperando le importanti esperienze del passato. Il convento di Chiaravalle proprio in questi giorni è stato meta di comitive turistiche provenienti dal nord Europa. Certo, è una presenza molto importante e si vede l'importanza non tanto di quelli che ci stanno, ma delle persone che le vivono e delle persone che testimoniano. Quindi i frati Cappuccini per Chiaravalle è una testimonianza molto bella e il paese offre e nello stesso tempo anche affettuosa quindi anche questo serve per aumentare la cultura religiosa e nello stesso tempo anche la chiesa è frequentata e partecipata. Nasce a Badolato il comitato di lotta strisce pedonali.
Dopo le numerose sollecitazioni all'ANAS per il mancato rifacimento delle strisce pedonali nel centro abitato di Badolato Marina, a distanza di un mese e mezzo si è costituito il comitato di lotta strisce pedonali. Gli obiettivi, ci hanno precisato gli organizzatori, sono quelli di sollecitare le varie istituzioni ad ogni livello a intervenire per evitare eventuali incidenti stradali che si sono verificati nel mese di agosto. Questo è il testo della lettera indirizzata al prefetto per un suo immediato intervento. Come accordi telefonici di questa mattina informiamo la signora vostra che si è costituito a Badolato il comitato di lotta strisce pedonali per denunciare i ritardi dell'ANAS che dopo un mese e mezzo della bitumazione del manto stradale nel centro abitato della statale 106 non ha provveduto a ripristinare le strisce pedonali creando seri pericoli per la popolazione. Più volte nel mese di agosto abbiamo contattato l'ANAS che ci rispondeva che a giorni la ditta avrebbe effettuato le strisce. Il Quotidiano del Sud e l'emittente Tele Ionio hanno più volte nello servizio evidenziato i ritardi e i pericoli per i pedoni. Da segnalare anche che sono verificati incidenti che hanno coinvolto persone anziane, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul grave problema più volte il sindaco di Badolato, Gerardo Mannello, ha sollecitato l'ANAS al ripristino delle strisce. Ma visti i ritardi e i pericoli per anziani che si devono recare presso gli uffici e bambini che iniziano le scuole, si sta valutando di intraprendere azioni legali nei confronti dell'ANAS. Considerando che alcuni cittadini preoccupati dei pericoli nell'attraversamento della strada si sono sostituiti all'ANAS e con bombolette hanno effettuato una striscia pedonale nei pressi di alcuni negozi per agevolare l'attraversamento della strada alle persone anziane. Con la presente il comitato, prima di intraprendere forme di lotta con blocchi stradali e altre proteste, chiede alla signoria vostra un immediato intervento risolutore al problema. Apriamo la pagina della cronaca. Minaccia e picchia la nonna per soldi nel Cosentino e viene arrestato un 17enne. Da 2 anni ricattava, minacciava e picchiava la nonna per avere dei soldi. I carabinieri della compagnia di Corigliano hanno quindi eseguito un'ordinanza per la detenzione in comunità emessa dalla Tribunale dei minorenni di Catanzaro su richiesta della Procura di Castrovillari nei confronti di un 17enne di Cassano, ma da tempo domiciliato a Villa Piana. Il ragazzo è accusato di estorsione e lesioni personali aggravate. L'arresto è scaturito dalla denuncia presentata all'inizio di settembre dalla nonna 67enne ai carabinieri di Villa Piana, dove delineava un quadro allarmante. La donna ha denunciato che da quasi 2 anni ricatti, minacce e percorse dal nipote che aveva preso in affidamento dopo la separazione dei genitori e il rifiuto di questi di tenerlo con loro. Le minacce e le percosse avevano quando la donna si rifiutava di dare soldi al nipote. Le indagini dei carabinieri hanno accertato la veridicità del racconto rendendo necessaria la misura cautelare. Sfonda un posto di blocco e travolge i carabinieri, arrestato un 22enne. Ubriaco ha sfondato un posto di blocco e quasi travolto i carabinieri per poi tentare la fuga. Per ordine del giudice del Tribunale di Paola dovrà presentarsi quotidianamente a firmare. Un 22enne di Fuscaldo fermato dai carabinieri della liquida radiomobile di Paola. È successo tutto mercoledì notte quando i militari hanno tentato di bloccare il giovane per un controllo. Forse consapevole di aver bevuto qualche bicchiere di troppo, il 22enne ha tentato la fuga, travolgendo i carabinieri che hanno riportato lievi ferite. Nonostante questo, i militari hanno inseguito il ragazzo per oltre 4 km dal centro urbano alle campagne attorno a Fuscaldo, dove l'auto del giovane ha sfondato la recinzione di un terreno privato per poi impantanarsi nel fango. Al termine della folle corsa, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Sottoposto ai controlli di rito, il giovane aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5. Oltre al ritiro della patente e al sequestro dell'auto, al giovane sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose aggravate. Contestazioni fondate, a detta del giudice di Paola, che ha confermato il fermo del 22enne disponendo l'obbligo di firma. Armi detenute illegalmente, scatta il sequestro dei carabinieri per un 56enne di Marcellinara. I carabinieri di Marcellinara hanno proceduto ad approfonditi controlli relativi alle autorizzazioni dei detentori di armi e munizioni. A seguito di verifiche eseguite è emerso che un uomo di 56 anni risultava detenere 2 fucili, una pistola e una 50ina di munizioni senza alcuna autorizzazione di polizia. A seguito di ciò le armi e le munizioni sono state sequestrate con il contestuale deferimento alla procura di Catanzaro dell'uomo che dovrà rispondere dei reati di detenzione abusiva di armi e munizioni. La stazione carabinieri di Marcellinara prosegue le indagini volte a chiarire la provenienza delle armi in questione e verificare se le stesse risultano essere state utilizzate per eventuali azioni delittuose. E sempre armi e munizioni e 300 milioni di dinari in un sottotetto, una denuncia a Cosenza.
Gli agenti della squadra volanti della Questura di Cosenza, insieme agli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e da Unità Cinofile di Vibo Valentia, hanno svolto nei giorni scorsi numerosi posti di controllo in diverse zone della città e perquisizioni domiciliari che si sono protratte fino a tarda serata. Nel corso di una di queste perquisizioni, un uomo pregiudicato è stato denunciato perché trovato in possesso di munizioni illegalmente detenute. Inoltre, all'interno del sottotetto condominiale è stata rinvenuta una pistola calibro 6,35 con matricola brasa, 200 munizioni, due parrucche e 300 milioni di denari, moneta fuori conio della Repubblica Ceca, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. Il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro e sono in corso su di esso ulteriori accertamenti tecnici ad opera della Polizia Scientifica. Ci fermiamo per una breve pausa. Torniamo a Lamezia Terme. Viaggiavo in auto con foglie di coca, una denuncia. Viaggiavano in autostrada con foglie secche di coca. Nei giorni scorsi, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, un equipaggio della sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme, in servizio lungo la A2, autostrada del Mediterraneo, in territorio del comune di Lamezia, ha proceduto al controllo di un'auto con targa di immatricolazione spagnola, alla cui guida si trovava un boliviano insieme a un uomo spagnolo. Al momento del controllo, il conducente avrebbe assunto un atteggiamento nervoso, tanto da indurre gli operatori ad effettuare una perquisizione personale estesa anche al mezzo di trasporto. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 61 grammi di foglie secche, presumibilmente di coca, e 4,4 grammi di una sostanza solida occultata sotto il sedile anteriore, comunemente chiamata acullico, utile per un migliore assorbimento del principio attivo contenuto nelle foglie di coca durante la masticazione. Dopo aver proceduto al sequestro della sostanza per un controllo più accurato del veicolo, è stato richiesto l'intervento di un'unità cinofile della Questura di Vibo Valentia. L'attività investigativa non ha permesso di rilevare la presenza di altra sostanza stupefacente illecita. Si è poi proceduto così a denunciare in stato di libertà il cittadino boliviano. Coltivavano 780 piante di marijuana a Cetraro, due gli arresti. Una coltivazione di 780 piante di marijuana è stata individuata a Cetraro dai carabinieri che hanno arrestato due persone del posto. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Paola, stazione di Guardia Piemontese Marina, e dalla stazione carabinieri forestale di Cetraro, supportati dallo squadrone riportato cacciatori Calabria. Al termine di servizi di osservazione, i militari hanno arrestato rispettivamente un uomo di 40 e uno di 28 anni, entrambi di Cetraro, per produzione di sostanze stupefacenti. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Maria Francesca Cerchiara e dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni, ha portato all'individuazione di 780 piante di marijuana in fase di coltivazione in una piantagione realizzata in contrada Mancheio. Processo al clan di Isola Capo Rizzuto. In 19 scelgono il rito abbreviato. Hanno scelto quasi tutti l'abbreviato, tranne due persone, gli imputati nel procedimento Tisifone, scaturito dall'operazione che il 20 dicembre 2018 ha colpito le cosche di Isola Capo Rizzuto, portando al fermo di 21 persone. Una guerra di mafia in atto bloccata sul nascere. Le armi erano cariche e gli agenti della squadra mobile di Crotone le avevano già intercettate, come avevano intercettato dialoghi il cui tenore non lasciava dubbi. Devono morire tutti. Le accuse che la DDA di Catanzaro contesta agli imputati sono associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, rapina, illecita concorrenza con minaccia. Nel corso dell'udienza di lunedì hanno scelto il rito alternativo tutti gli imputati tranne Giuseppe Giardino e Antonio Gentile, difesi dagli avvocati Pasquale Lepere e Marcello Bombardiere. Nel corso dell'udienza di giorno 11 novembre sarà stilato il calendario per l'abbreviato. Lamezia Terme, processo nuove leve. In appello il pubblico ministero chiede conferma della condanna per tutti gli imputati. Dopo la pausa estiva sono ripresi i processi nei tribunali calabresi. Ieri si è tenuta l'udienza d'appello per quanto riguarda il processo nuove leve per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Il procuratore generale Luigi Maffia nella requisitoria ha chiesto la conferma delle condanne di primo grado per tutti gli imputati. Il processo nuove leve è scaturito dall'operazione che il 24 febbraio del 2017 aveva incastrato quella che gli inquirenti hanno definito la nuova generazione della cosca Giampà. Giovani che si sarebbero adoperati per continuare nell'esercizio delle attività estorsive sul territorio per conto dei capi cosca, sottoposti al regime detentivo. Un anno fa era arrivata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dei 14 imputati con pene dai 10 a 4 anni di reclusione. Dopo le richieste del PG, il processo proseguirà il 15 novembre con le discussioni degli avvocati e poi con la sentenza.
Andiamo a Catanzaro Lido, incendio in una lavanderia a gettoni e sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Nessun intossicato, danni tutto sommato limitati e un po' di paura. Nel primo pomeriggio in via Bausa nel quartiere Lido di Catanzaro. A causa di incendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ad andare a fuoco un'asciugatrice di una lavanderia a gettoni. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Selle Marina che poco dopo le 14 ha immediatamente domato l'incendio che non ha provocato ferite o intossicati e ha messo in sicurezza la zona. I danni si limitano all'asciugatrice stessa e alla zona vicino alla stessa. Sul posto anche i carabinieri. Adesso andiamo a Davoli per questo servizio di Lorena Pallotta. Serata d'autore a Davoli. Nino Racco, amatissimo cantautore calabrese, ha incantato il pubblico raccontando la storia di Salvatore Giuliano, noto alle cronache come il bandito Giuliano e ricordato soprattutto per la strage di Portella della Ginestra. Racco, durante lo spettacolo, è riuscito non solo a dare uno spaccato storico degli anni in cui Giuliano ha vissuto e operato, ma ha trasmesso in maniera mirabile le emozioni vissute dal famigerato criminale e dalla madre, il cui dolore per la perdizione del figlio è stata descritta in maniera eccellente. Ai nostri microfoni, il maestro Racco. La mala sorte, voci, bandito, la mala sorte vosi, bandito. È la terza volta che ritorno e sono ospite nelle precedenti manifestazioni di Sonore Alchimie. Stasera non so se questa rientra in Sonore Alchimie, comunque sono sempre loro che mi hanno invitato. Ci siamo invitati a vicenda per organizzare questa serata davvero particolare, insomma. Lei comincia a fare teatro a Roma, poi alla fine degli anni 80 lei decide comunque di fare una ricerca sulle origini del teatro meridionale. Perché? Sì, in un primo momento era così vago sulla poesia, la letteratura meridionale, poi sono stato conquistato dalla figura del cantastorie e quindi nell'89 ho fatto il mio primo spettacolo, Storia di Salvatore Giuliano, che è quello che vedremo questa sera. In particolare in realtà sui cantastorie siciliani, o sbaglio? Sì, sui cantastorie siciliani, però guarda, proprio ieri sera in un'altra intervista mi era capitato di dire che la Calabria ha quasi ereditato, ha prolungato questa fortissima tradizione e a differenza dei cantastori siciliani che li trovo un po' troppo tradizionalisti e puristi, la Calabria, forse perché è distante dalla Sicilia, io trovo che per certi versi ha interpretato bene questo ruolo del cantastorie, perché il cantastorie non andava ripetuto, non va ripetuto, il cantastorie va innovato, rinnovato. Ora io non so quanto, che contributo sto dando con questa mia oramai trentennale dedicazione al cantastorie. Sotto sotto francamente penso di sì. A giudicare dai fan e da quanto è seguito qui in Calabria direi davvero tanto. Sì, sai, qui in Calabria, ma non solo qui in Calabria, perché non bisogna dare l'idea che anche la Prestia, voglio dire, o Brusco, noi abbiamo il nostro ruolo anche in Italia e anche fuori dall'Italia. Ultimamente, per esempio, sono usciti dei saggi alla Trinity, all'Università di Dublino. Un incrocio di teatro e cantastorie, perché poi il mio, si sa, è notorio che è un bel ibrido tra attore e cantastorie. È arrivato lo cantastorie, lo cantastorie è arrivato per contare, canta e conta e col ca, conta e canta e col ca. È arrivato lo cantastorie è arrivato per contare, conta, canta, canta, conta, conta, canta, conta, ca.
c'era una volta lo cantastori che contava tanti stori, tanti stori, in giù contava. C'era una volta, ora non c'è più, c'era una volta, ora non c'è più. È tornato lo cantastori, lo cantastori, è tornato per tornare. Canta e conta e colca, conta e canta e colca, canta e conta e colca, conta e canta e colca. È arrivato lo cantastori per farmi sentire la storia di Salvatore Giuliano. Vita e morte di Salvatore Giuliano, bandito di Montelepre, lo bandito siciliano, le pagine negre, le pagine bianche, tutto chi gioca si dice, tutto chi gioca si la verità di oggi, la verità cogliuta di qua, e già come le spieghi dopo lo metri, la verità tirata dalle panze, alle persone che lo conoscero, che ci parraro, amici e parenti, nemici e spi... nemici... Lo cantastori non ce ne leva e non ce ne metti. Sentitela la storia di Giuliano. Primo episodio. Lo primo omicidio di Toriggio Giuliano. Ma lei ha anche un passato da regista teatrale? No, io penso di essere un regista teatrale più che un attore. Perché sennò, se io non ero regista, non potevo farmi l'autoregia. In realtà parte del mio lavoro, sì, diciamo, è una sorta di sdoppiamento comunque, no? C'è un continuo dialogo tra il me attore e il me regista, che sono due personalità per certi versi, due entità per certi versi distinte. Quando vado in sala prove c'è uno sdoppiamento. E questa è una cosa molto buona. Per esempio, io con mia figlia mi diverto perché mi metto i voti alla fine dello spettacolo. Stasera papà, stasera sei meno meno. Come sei meno meno? E il pubblico ti ha applaudito, lascia perdere il pubblico. Io non so profeta, né indovino, dico che Toriggio Giuliano fece lui occo che fa lo pallino. Che della mano passa un'altra mano, dico che interessata a mala gente, ci cangiò i connotati e i sentimenti, che Toriggio non nasciva da delinquenti, che era figlio d'onesta persona e a della madre, de cuore innocenti, che ama lo figlio e l'amore ci dona. D'una casata dei siciliani, che travagliando sodano lo pane. Era un picciotto con i sensi sani, un'arma pulita, un cerveggio netto, uno di sti picciotti paesani. Se tagliava, mannava paigi, si era notti, astutava le stigi. La mafia e le politicanti lo portarono a malo passo, e mafia e politicanti lo cadero per i propri fini. Lo faccio sempre. La serata è stata organizzata dal CID di Davoli, associazione culturale molto operativa nel territorio davolese. Valentina Papaleo, presidente del CID, ai microfoni di Tele Ionio. Allora, Nino Racco è stato nostro ospite l'anno scorso a Sono Alchimie e quest'anno ci ha proposto una cosa un po' particolare. Lui porta in giro questo spettacolo che è la storia di Salvatore Giuliano in questa formula a cappello, col solo contributo del pubblico. Ha contattato tutti gli amici che ha nelle varie associazioni della Calabria e appunto sta proponendo questo spettacolo e a noi faceva piacere averlo con noi, anche perché abbiamo grande stima in lui, è un grande attore e stasera avremo modo di ascoltarlo. Qual è l'apporto che questi spettacoli danno nel territorio? Sicuramente importantissimo, sia dal punto di vista culturale, perché come potremmo vedere non è uno spettacolo che ascoltiamo tutti i giorni. Poi Nino Racco è un ricercatore, lui prima di proporre uno spettacolo studia la storia del personaggio, ma veramente fino in fondo va a conoscere le famiglie e quindi sicuramente ci può solo arricchire uno spettacolo del genere. Voglio cantare con sé.
tutto che gioca fece gioia no, l'uomo che pisse tanto di meno, fece tremare sopra me sovrano. Bene, anche per questa sera è tutto, a me non resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento alle prossime edizioni.